questa mostra ci è stata richiesta. San Zeno, Casa De Gentil, ci ha chiesto di esporre. Io in quel momento ho imposto che la mostra l'avremmo fatta, ma se tutti gli enti si fossero parlati. Mi spiego meglio. Volevo che il Museo Retico, che secondo me è molto importante ed è una testimonianza del territorio, collaborasse con Casa De Gentil, collaborasse con tutto questo progetto, e hanno risposto positivamente e ne è venuta fuori una cosa completamente diversa, una cosa che a un certo punto ha cominciato a muoversi da sola, e quello è stata, anche quello è stata una forma di magia, come quel piccolo uccellino che avevo fatto per la prima volta. E una volta una persona mi aveva detto: quando una cosa funziona cammina da sola. In questo caso sta veramente camminando da sola.